Però una volta che io avevo una roba stampata, la facevo circolare, la mandavo in giro e a poco uno si autocrea la fama di essere competente di una certa cosa. E arrivati a questo punto, una volta che mi ho cominciato a occuparmi di acqua, poi sono riuscito a farmi mandare a qualche congresso sulla dissalazione. Sempre in Italia? I primi anche una volta, negli Stati Uniti, anche abbastanza presto, non mi ricordo più. Poi quando tornavo lo raccontavo e a poco, insieme al lavoro della cirurgia più tradizionale che facevo, e a poco qualcuno ha creduto che io mi occupassi di acqua. E a poco qualcuno mi ha creduto che se io mi occupavo di acqua, forse mi occupavo anche di depurazione, eccetera, che è poi un problema merceologico, perché quando fai le barbabietole ti viene fuori un fiume di acqua puzzolente, a fare zucca da barbabietole ti viene fuori un fiume di acqua puzzolente, inquinata, che deve essere trattata, depurata, eccetera. E a poco sono finito a occuparmi, questo già dopo che avevo vinto il concorso che ero già a Bari, no? Anche di problemi dell'acqua, oltre che di dissalazione, di depurazione delle acque, eccetera, eccetera. E come vedi a poco stiamo andando verso temi che sarebbero poi diventati col passare del tempo, inquinamento, problemi ambientali, eccetera. Quindi questo direi nei 10 anni passati da quando ho vinto il concorso e sono andato a Bari. Quindi siamo nel 60 al 70, direi. Che cosa ho vinto? 59, 60, cominciato. E a questo punto e siamo arrivati che la gente credeva che io fossi competente di problemi delle acque. Ma siccome i problemi delle acque erano legati all'inquinamento delle acque e siccome qualcuno vedeva che c'era poi anche l'inquinamento dell'aria, eccetera, erano simili e così, e c'erano i fumi, eccetera, eccetera, a poco mi sono trovato coinvolto, non soltanto nel discorso dell'acqua, ma del discorso così dell'inquinamento, eccetera, ed era alla fine della seconda metà degli anni 60. Sì. Guarda, questi problemi erano nell'aria, ma l'hai ben visto, tu l'hai trattato molto bene, tu in varie riprese, no? Erano nell'aria i primi, i primi pretori d'assalto, le prime condanne, ed erano problemi chimici, ed erano problemi archeologici. Quando diceva butta fuori l'anidride solforosa, deve venire da dove viene. Un umanista poteva dire è una porcheria, ma un chimico gli diceva viene da lì. Quando è che hai cominciato a percepire che queste tematiche cominciavano ad essere veramente sentite, cioè avere un riscontro, diciamo così? Nel 70. A partire dal 70? Direi, sì. Che sono anni in cui tu hai fatto una serie di cose importanti, mi pare, il convegno... Sì, c'ero dentro, ecco, no? E siccome mi ero occupato di queste cose, quando ha detto facciamo un convegno sulla... quello dei dirigenti d'azienda... Quello di Solari. Quello di Solari, eccetera, dice... Qualcuno mi ha detto, dice, vieni tu a parlare, non lo so, mi sono candidato, non lo so come queste cose vanno. Insomma, dice, processo alla tecnologia, scusa, io insegno questi problemi. Certo.